Benvenuti a tutti i nostri benvenuti, sono il giovedì di un'altra oggi ragazzi. E dopo tanto tempo ragazzi sono tornato, sono mancato, non so perché, anche perché può darsi anche perché sono scelta purtroppo del raga del coronavirus, tipo la scuola c'è chiusa, quindi devo studiare per parlare e tutto quanto, quindi raga sono mancato, credo anche per questo, però per altre cose, però non so dirvi ora per lo specifico, però l'importante è che la sono tornato, non dico che porterò, cioè io questi giorni, questa cosa forse mancherò la casa aperta perché per motivi di scuola o qualcos'altro, però cerco di portare video molto più spesso, e nulla raga, ti lascerebbe il pollice in su per questo ritorno, e nulla raga, cioè porto video non dico quello che è tanto lunghissimo, scusate se non ho portato anche gli altri 4 ottavi, però non ho potuto raga, però mi raccomando, lasciate un pollice in su anche per supportarmi, e più pollice nella rega, più sarò felice, quindi più ho voglia di fare video, vabbè non questo, però cioè raga, lasciate un bel pollice in su, comunque iscrivetevi al canale, siamo a 16, dai, siamo a 20 per questo speciale, e allora commentate, iscrivetevi al canale, e nulla. Allora raga, comunque un breve annuncio, allora io e Andrea abbiamo aperto un team su Fortnite, e nulla, si chiama RGA, se volete, scrivete, contattatemi su Instagram, metto solo in descrizione il mio Instagram, giovedì 2008, e voi mi contatterete, se volete, attenzione, volete far parte del nostro team, scrivetemelo su Instagram, e poi vedremo in qualche modo come cercare di contattarci. Comunque raga, nulla, cominciamo con questa partita. Che okay, ragazzi, raga, la camera è meritevole, comunque cominciamo, saranno poche partite anche perché la metà degli ottavi mancheranno, comunque mi dispiace comunque. Allora, abbiamo da commentare comunque, andiamo. Allora, Manchester Real. Allora, questa partita bella, molto bella, perché la Champions, però comunque questa secondo me era il big match più atteso. Io all'inizio avevo, cioè andato a vedere altro video dei pronostici, ho detto che il Real era molto più favorito, ma dato la sorpresa al Bernabeu, io vi dico raga 1-0 City, e segnerà Sterling, marcatore Sterling, scusate che ho sbagliato, quindi raga dirò che vincerò il Real, troppo non è come tanti gli anni passati, però comunque, cioè, può darsi che fare la rimontata, però pronosticherei il Manchester, anche perché sono in casa. Poi, chi lo sa che fare, supposto. Però andiamo avanti. Ora, Juventus-Lione. Beh, ragazzi, la Juventus ha perso il Lione, che era, non è che dico da tanto scontato. Cioè, la sua vittoria era scontata, però, cioè, diciamo, anche perché era il Lione, però... Ma dico che vincerà senza problemi, anzi, sapete che vi dico? La Juventus vincerà 3-0. Io vi dico allora, segnala Dybala, doppietta di Dybala e Ronaldo, quindi Juventus 3-0, vittoria sul classante direi per il Lione, però il povero Lione non credo che, cioè anche perché una squadra come la Juventus non vorrà certamente uscire e ottavi, ed è per questo che anche a porte chiuse credo, cioè non so se a porte chiuse o a porte aperte, però comunque dovrà vincere e vincerà. Barcellona-Napoli, allora Barça-Napoli, all'inizio ho detto che finiva in un pareggio, così è finito, guarda, wow, uno dei pronostici che ha seccato prima, e nulla, qua il Napoli può fare la rimonta, anzi spero che fa la rimonta, anche perché le squadre italiane si tifano in Champions, comunque raga, però 2-0 per il Barça, non so raga, cioè è un poco difficile al campo nuovo, se saltano i giocatori, e vi dico che Messi fa la doppietta, perché Messi lì si esalta. Ora Bayern Chelsea, vabbè Bayern ha vinto molto facilmente, però può darsi che sarà un po' di difficoltà, anche perché cioè, comunque non vorrei cioè perdere così in modo soppressante, ma perderà lo stesso, quindi finirà 2-1. Doppietta di Lewandowski, il gol di, no raga, anzi sapete che vi dico,
finirà 2-0, 2-0. Non so, mi sento più per 2-0, raga, perché 2-1, cioè, è molto difficile che il Chelsea segni. Oddio, se fa la rimonta bella per il, Chelsea, però molto difficile. Il Chelsea è morto per la squadra della Europa League. Cioè, nessuna offesa per il Chelsea. Quindi 2-0, doppietta di Lewandowski. E allora, raga, io direi che il pronostico possa finire qui. Allora, Manchester Real 1-0, Sterling, poi Juventus-Lione 3-0, Dybala, doppietta di Dybala, gol di Ronaldo, Barcellona-Napoli 2-0, doppietta di Messi, e Bayern-Chelsea 2-0, doppietta di Lewandowski. Ecco, raga, qui sono tutti i pronostici, non so se li vedete. Aspettate. Raga, qui ci sono tutti i pronostici, come potete vedere. E questa è la mia preferita delle migliori. Spero che questo video barra ho parlato con voi, barra ritorno, vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel pollice in su che me lo fate capire. E allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ah, un'altra cosa, quindi, cioè, vi dico che sono ritornato per problemi di scuola, perché sto con un tremendo. Mi raccomando, raga, rimanete a casa, non so, rimanete a casa, potete fare quello che volete, leggere, giocare alla play, fare quello che volete, però mi raccomando, rimanete a casa, perché coronavirus, raga, è una cosa seria, e questo è l'unico modo per fronteggiare questo problema, se no, raga, non finirà mai. Quindi mi raccomando, guardate, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video, e commentate con hashtag io resto a casa. Ciao.